Ciao, sotto al video dei buoni propositi c'è chi si è dimostrato interessato a quelli che sono i miei guadagni di YouTube. Il video in realtà volevo farlo a fine febbraio per scoprire in 12 mesi di visualizzazioni quanto avevo guadagnato, ma con il 1º febbraio cambia il modo di guadagnare dagli shorts. Per cui vorrei mostrarvi i dati di 11 mesi, prima appunto che cambi, in modo tale che tra un annetto, a dicembre-gennaio 2024, ci rivedremo con appunto un anno con una vi di visualizzazioni anche con appunto questo nuovo cambiamento. Vi devo questo video anche perché a tutti gli effetti voi siete i miei datori di lavoro, se non ci foste voi io non guadagnerei, per cui diciamo che questo mio video è anche per ringraziarvi delle visualizzazioni e delle iscrizioni che fate, anzi vi raccomando di iscrivervi al canale e di attivare anche la campanella in modo tale da non perdervi i prossimi video. Prima di vedere effettivamente quanto ho guadagnato nel 2022, però faccio una premessa perché in quest'anno ho caricato pochi video lunghi che almeno finora facevano guadagnare molto di più rispetto agli shorts. Adesso qui in parte vi mostrerò una ripresa fatta dal mio cellulare sulla parte di YouTube Studio per mostrarvi la differenza sui 28 giorni, appunto per un numero simile di visualizzazioni, perché siamo intorno alle 5.000 sia per gli shorts che per i video lunghi. I video lunghi infatti mi hanno fruttato quasi 6 volte di più rispetto agli shorts. Detto questo, è il momento di svelarvi il mio profitto negli ultimi 11 mesi. Rullo di tamburi, ho superato di poco gli 80 euro. Ma c'è un ma. Io in realtà molto tempo fa, quando non esistevano i requisiti delle 4.000 ore di visualizzazione e dei 1.000 iscritti al canale, avevo già avuto la monetizzazione attiva mettendo da parte poco più di 43 euro. Questo porta al fatto che a giugno in realtà ho ricevuto il mio primo bonifico da circa 70 euro da YouTube. Quindi ad oggi, in tutta la mia carriera youtubica, diciamo così, sono intorno ai 125 euro come guadagni, di cui appunto 80 solo negli ultimi 11 mesi. Per chi non lo sapesse, YouTube fa i bonifici, quindi paga i creator una volta al mese, ma solo per chi raggiunge i 70 euro minimi, che è una soglia minima appunto. Per cui appunto mi ha pagato già una volta e sono abbastanza vicina alla prossima. Per i più curiosi vi faccio sempre vedere qui in parte anche i video con i maggiori utili negli ultimi 28 giorni, che sono appunto quelli che sono un po' evergreen, li chiamo dei miei contenuti evergreen perché appunto hanno dei guadagni costanti durante l'anno soprattutto. E soprattutto non calano e ancora una volta vi faccio notare che non ci sono shorts. Staremo a vedere cosa succederà con la nuova monetizzazione e se ti piace l'idea di rifare questo video tra un anno, lascia un like e un commento, ricorda di iscriverti al canale e attivare anche la campanella per non perderti i prossimi video. Qua sotto in descrizione trovi link a tutti i miei social in cui carico contenuti esclusivi. Non mi resta che darti appuntamento alla prossima settimana dicendoti come al solito, have a nice life!